Buongiorno a tutti e benvenuti, vi parliamo dal Festival delle Scienze National Geographic dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, che si svolge tra il 16 e il 22 aprile, una settimana densa di impegni, di avvenimenti, di appuntamenti con una serie di esperti che tengono più di 40 conferenze, 200 eventi e straordinarie anteprime sulla programmazione TV di National Geographic. Siamo con il vice sindaco Luca Bergamo perché il Festival delle Scienze National Geographic con l'Auditorium, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Agenzia Spaziale Italiana è parte di un programma più ampio, Eureka, un programma, una stagione, una primavera scientifica di Roma. Luca Bergamo, com'è nata questa idea e qual è stato il risultato che avete portato con questa primavera di Roma? Comincio dal secondo, che è pressoché inatteso. Ad oggi contiamo oltre 800 appuntamenti in città nell'arco di due mesi interamente dedicati alla divulgazione scientifica. Cosa che mi dà grande soddisfazione. La soddisfazione nasce dal fatto che noi abbiamo un enorme bisogno di superare questa strana idea che la parola cultura definisca solo tutto ciò che nella sfera dell'espressione artistica. La nostra cultura è integralmente composta di pensiero umanistico e pensiero scientifico. Il nostro paese in questa seconda parte tende a dimenticarsela. Roma peraltro è una vera capitale mondiale della ricerca scientifica, sono nati qui alcuni dei più importanti premi Nobel ed è fondamentale che si riappropri di questa dimensione, quindi Eureka ha questo spirito, una città che per definire se stessa riconosce la forza che la scienza ha nel definire la propria identità e nell'essere parte della vita civile, culturale, economica e la racconta a tutta la città. Essendo la capitale magari riesce anche a raccontarla un po' al paese. Grazie Bergamo, vediamo un pochino che cosa pensano gli altri ospiti di questa mattinata. Parliamo con Fernando Ferroni, presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Come vi siete uniti a questa iniziativa di Eureka e per quale ragione e qual è il risultato a cui vorreste arrivare? Guarda, noi ci siamo uniti e ci uniamo a qualsiasi cosa che serva ad arricchire, come ha detto anche il vice sindaco, ad arricchire questa città in cui viviamo di tutti quegli elementi che permettano di comprendere meglio il mondo in cui viviamo e avere degli strumenti di analisi. La divulgazione della scienza è uno degli elementi fondamentali di questo quadro. Ecco, sentiamo qualcun altro dalle grandi agenzie della scienza italiane che si sono unite a questa iniziativa della città con il festival e con Eureka nelle biblioteche, e come vedete ci sono alle nostre spalle un sacco di bambini, soprattutto quelli giovani che hanno partecipato a queste iniziative fino ad oggi. Andrea Zanini per l'Agenzia Spaziale Italiana, il ruolo e le scelte dell'Agenzia Spaziale Italiana in questa stagione romana. Il ruolo e le scelte sono quelle insite nel nostro mandato istituzionale, ossia divulgare la cultura dello spazio e la cultura della scienza. Questa iniziativa, con tutte le altre, e grazie anche al lavoro che ha fatto il Comune di Roma, riportano questa città a livelli di altre città, di altre capitali. Grazie a Andrea Zanini, una battuta veloce all'amministratore delegato dell'Auditorium Parco della Musica. Siete contenti di queste iniziative e qual è l'aspettativa per il prossimo anno? E non solo contento, anche orgoglioso, anche felice, vedere l'auditorio così con tutti questi bambini. Io posso aggiungere poco a quello che hanno detto qua, però si voleva dire che sento veramente pulsare il cuore dell'auditorium che fa andare tutto questo spirito in città, che completa, come bene ha detto il vice sindaco di Roma, questo grande e bello progetto che si chiama Eureka. Grazie, una parola allora al direttore del Festival delle Scienze National Geographic di Roma, Vittorio Bo, come sta andando? Sta andando benissimo, anche sopra le migliori speranze. Questa coniugazione con Eureka è un segno importantissimo per il futuro, perché il festival non può fermarsi a questi magnifici giorni, ma deve continuare e crescere durante tutto il periodo dell'anno. Grazie, in conclusione ci chiediamo, possiamo contare sull'impegno di Roma per i prossimi anni per una primavera della scienza? Questo non è un evento, è una politica. È una scelta, è scritto nelle linee guida programmatiche, l'ho voluto fortemente e questo dal mio punto di vista è solo l'inizio. Adesso vorrei citare 1968, Seneca and the Bou, continuò le combat, 50 anni dal 68. In conclusione, il Festival delle Scienze National Geographic di Roma si conclude domenica 22, ma come ha detto il vice sindaco non è che l'inizio.